Venezia ci sono le mie Giulia, questo loro intermezzo così nella linea degli amori musicali e coreografici di Polipo. E a questo punto chiederei al dottore Giulio Gatta, giornalista, di venire qui da me, perché è stato un affettuoso amico di cui vi stupì allora ancora di più
residui di edifici, cioè se non pensava che nella traduzione del grande stile classico, del grande repertorio classico, un anno più moderno, non ci fosse anche una perdita di aura, di elemento fiabesco, e quindi anche di effetto sul pubblico, in qualche modo. Si divertì quando io gli feci un confronto, piuttosto lambiccato, sui saloni delle montagne, che qualora privati di loro orpelli potevano diventare soltanto degli stanzoni. E lui mi disse, sì, è vero, il rischio di una perdita di aura c'era, ma che valeva la pena correre questo rischio, perché lo spirito, i valori puri della danza erano stati negli ultimi decenni appesantiti da accademismi eccessivi, da visioni estetiche e anche ideologiche, da mode tranquille, e che quindi bisognava riandare a ritrovare questa purezza a confronto con il linguaggio della contemporaneità. Questo suo modo di ripensare la tradizione, di crearla, non era assolutamente una forma di neoclassicismo, ma era una forma invece da artista romantico. Sono contento che sia stata scelta anche una pagina di Schumann, che era proprio questo lo spirito con cui poi, secondo me, interveniva nel fare le sue direzioni. Un romanticismo non logicamente datato al fatto storico, ma semmai collegato al romanticismo perenne di cui Savinio parlava, cioè una tendenza umana, dei creatori, dalla Grecia fino ad oggi. Ed era anche un uomo romantico, nel senso che per lui c'era un'identità fra l'arte e la vita, e questo era quello che abbiamo seguito nel tempo e abbiamo visto come Cesare Manzoni si ricordava proprio nella Roma, che aveva questa atmosfera cupa, questa angoscia proprio esistenziale, così evidente, così forte, e di cui da poco avremmo capito la ragione. Era un senso di unione tra vita e arte che lui cercava di... Lui, senz'altro, comunicava anche ai suoi danzatori, che talvolta erano come una sorta di figli, sempre comunque degli amici, dei quali sapeva estrarre il meglio. E una caratteristica importante, secondo me, di Polian era che propastava questo senso della danza quasi come fosse un altro elemento, la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco e la danza. Per cui la danza poi diventava nel danzatore una specie di sapienza del corpo e del movimento, diventava qualcosa di assimilato. Certo, poi c'erano delle differenze, perché se si trattasse di Sidighi Diano o del più giovane arrivato in compagnia, la differenza era palpabile, ma in tutti lui sapeva indirizzare le risorse al meglio. Per cui poi, per chi guardava, non c'era mai nulla da eccepire, perché comunque erano tutti bravi. Questa era una cosa così, immagine di sintesi, che io ho oggi pensando a Gianni Polia. E quindi sono contento che sia stata creata questa associazione, perché è un utile strumento, quando ancora ci sono testimonianze e ricordi molto vivi, per mettere in luce tanti aspetti del rapporto che Polia ha avuto con questa ondata di formatrice dello stile classico. E quindi il rapporto con con tutti i russi del Siria, con tutte le scuole, come è stato già detto nel ricordo di Elisabetta Perros, americane e anche europee, cioè da Kilian, dai maestri olandesi o dai successori di Tanto, e quindi ricostruire questa rete così complessa, con una persona così vorace, così
curiosa, così appassionata anche del nuovo è importante. Nello stesso tempo, per quello che riguarda il rapporto fra Porta e l'Italia, è importante anche questa associazione da voi, perché Polyakov non è stato soltanto il direttore di Mario Danza, non è stato avvocato di quei splendidi uffici e sale del vecchio comunale a cui siamo tutti legati. Ha avuto un rapporto con la città, con il mondo. Era il rapporto con chi competente, con Firenze molto vivace, sicuramente dal punto di vista anche della danza, creava nuove compagnie, nuovi balletti, nuove stagioni. Penso al collettivo danza contemporanea, al balletto in Toscana, penso a Danza del Paese, che non a caso è intitolato poi il suo concorso. Quindi c'è molto da lavorare e io sono felice di questa associazione anzianata per ricordare, per perpetuare la memoria di un amico, di un uomo generoso, di un grande artista, di un maestro al quale dobbiamo tutti, anche noi del pubblico, molta gratitudine. In cui Patrice Barre canta.